Sono 40 i morti e 170 i feriti del duplice attentato compiuto stamani nella periferia sud di Damasco. La TV di Stato siriana riferisce con una scritta in sovrimpressione di due attentati terroristici compiuti in contemporanea nei pressi della tangenziale meridionale all'incrocio detto Kazaz. L'emittente precisa che nel luogo degli attentati si trovavano impiegati diretti al lavoro e bambini diretti a scuola. Il comandante della missione di osservatori ONU in Siria, il generale norvegese Robert Mood, è in visita al luogo della duplice esplosione. Lo riferisce Anna Kashan, corrispondente della Siria della TV panaraba Al-Arabiya. Il disagio sociale diffuso legato alla mancanza di lavoro in Italia è più ampio di quello che le statistiche dicono. È a rischio la tenuta economica e sociale del paese. Lo ha detto il ministro dello sviluppo economico Corrado Passera parlando all'assemblea di Rete Imprese Italia. Se mettiamo insieme disoccupati, inoccupati e sottoccupati e sospesi, arriviamo a 5, 6, 7 milioni di persone. E quanto ha detto il ministro Corrado Passera parlando proprio del disagio sociale, e se moltiplichiamo per i loro familiari arriviamo alla metà della nostra società. Non sono soltanto a rischio i consumi e gli investimenti, ma anche la tenuta economica e sociale del paese, ha spiegato poi il ministro.